Uscito 2 anni fa, ha fatto immediatamente scalpore con grande successo di pubblico e di critica, confermato dalla vittoria del premio letterario Equilibri 2019. Pianeta Terra, benvenuti all'inferno, rimane il testo fondamentale per comprendere gli avvenimenti più attuali. È vero, i drammatici eventi che stiamo vivendo mettono al primo posto la cronaca piuttosto che la storia. Ma è proprio in questo lavoro che si trovano le chiavi per capire quello che sta accadendo oggi. Basato su oltre 700 studi scientifici e ricerche storiche, il saggio riepiloga l'intera vicenda della nostra specie dalla sua recentissima e inspiegabile comparsa 200.000 anni fa fino agli ultimi avvenimenti contemporanei. Un lavoro che ha richiesto 20 anni di ricerche e 2 anni di intensa attività redazionale prima di arrivare alle stampe. Il saggio si concentra in modo particolare, dandone prove inconfutabili, sulla bioingegnerizzazione di piante e animali addomesticati, uomo compreso. Questo riarrangiamento del DNA, spesso in antitesi con le leggi di natura e talvolta con la stessa sopravvivenza, apre un capitolo nuovo che ci fa comprendere come la conoscenza attuale della nostra origine sia lacunosa, ma non solo, sia volutamente dolosa. Non a caso dalla domesticazione che ci sottrasse con violenza allo stato brado fino ai giorni nostri, le vicende della specie sapiens sono state una litania ininterrotta di fame, miseria, guerre, schiavitù, sofferenze. Una mandria, quella umana, gestita con la stessa fredda logica dell'allevamento in batteria di polli, vacche e maiali, affinché, proprio come le bestie, potesse produrre energia, lavoro, cibo spirituale, sottomissione e, caratteristica unica, fondamentale, tecnologia. Proprio quest'ultimo obiettivo sembra essere lo scopo principale per il quale ci hanno modificati, per rinchiuderci successivamente in prigione, in quella gabbia innaturale e soffocante che hanno chiamato civiltà. Un obiettivo, lo sviluppo tecnologico esponenziale, che d'ora in poi, dati i nostri limiti fisiologici, potrà essere raggiunto solo con la simbiosi uomo-intelligenza artificiale, dando così origine al simbionte, quel mostro cibernetico che hanno già definito come il post-umano. Di questo parla il libro, esplorando le tecniche, i tranelli, le menzogne, i metodi, dai più sottili ai più cruenti, per coartare, dirigere e gestire noi, proprio noi, buffi animali senza pelo, nella direzione desiderata. Scoprendo il gioco dei nostri mandriani, umani anch'essi, ma molto più intelligenti e longevi della mandria, fino al livello ancora più alto, metafisico, di chi, non umano ma satanico, tutto questo ha ideato e messo in atto. Pianeta Terra, benvenuti all'inferno. È un trattato poderoso, un lavoro enciclopedico di oltre 400 pagine, denso di richiami, citazioni e sviluppi, da leggere un poco alla volta per assimilarlo compiutamente, da studiare con stupefatto terrore perché ribalta la falsa concezione antropocentrica che vuole l'uomo al centro del creato e lo fa invece animale tra gli animali. Pianeta Terra, benvenuti all'inferno, vuole infine rendere giustizia a tutti coloro che nel corso della storia furono definiti folli, eretici, ribelli, dissidenti, sovversivi, dagli gnostici a Platone, dai pazzi di Alessandria a Dante Alighieri, da Giordano Bruno a Galileo Galilei e tantissimi altri. Menti eccelse, animate dal bisogno di verità che sono andate oltre la narrativa ufficiale, imposta per controllare la mandria, contro quella cornice di false verità con le quali da sempre si dirige e si gestisce l'animale uomo. Proprio per questo perseguitati e puniti, esattamente come l'autore di questo saggio.